ventisettesimo trofeo Mario Zanchi, classica d'apertura di primavera per la provincia di Arezzo, di scena gli Under 23, 156 corridori al via, sentiamo i pronostici. Chi vince oggi? Spero noi. Un nome secco, chi vince oggi? Boh. Un nome secco, chi vince oggi? Speriamo uno di noi. Aggettivo per descrivere la corsa di oggi? Dura. Ma io non te lo do il nome secco. Dai, ti do il nome secco, però ti devo sparare. Che difficoltà. L'aggettivo per descrivere la corsa o chi vince oggi? Chi vince oggi? Ce l'hai? No, non ce l'hai. Non ce l'ho. Ragazzi, guidate con il cervello oltre che con le braccia, mi raccomando. Thomas Fiumana, prima affermazione stagionale, ma forse vale doppio. Sì, vale doppio perché diciamo è una grande corsa e c'erano quasi tutti i migliori corridori a livello nazionale e la nostra squadra secondo me è stata la più forte, abbiamo preso in mano la situazione nel finale e tutta la squadra ha fatto un grandissimo lavoro e poi e alla fine Balikin mi ha portato all'ultima curva come cioè, penso solo lui sappia fare e poi a me non mi è rimasto che fare gli ultimi 200 metri a tutta. Siamo qui con il corridore Franco Pizzincrilli della Monturano Civitanova Marche Cascinare e voglio chiederti come è andata questa corsa? Male. Per oggi è tutto, un saluto a casa e arrivederci al prossimo anno.